Non resteremo certo in questa locanda, vero? Perché no? Ce l'ha raccomandata Tom. Pensavo dovessimo cercare alloggio presso alcuni hobbit del luogo. Mi sentirei più a casa. Oh, Sam, questa locanda è altrettanto buona delle nostre. Sono molto più grande. Più è grande la locanda, più sono grandi le porzioni. Non preoccuparti, Sam. Staremo bene. Forse Sam può trovare un campo di patate in cui dormire. Mi accorderò col proprietario, mentre voi tre troverete qualcosa da mangiare. Ricordate, d'ora in poi il mio nome è Signor Sottocolle. D'accordo. Sam, Pipino, muoviamoci. Arrivederci, Signor Sottocolle. Salve, vorrei darvi un consiglio, giovane hobbit. Eh? Stanotte gira gente pericolosa, spero che siate al sicuro. Ne sono certo. Lo spero. Buona permanenza. Ehi, cosa vuoi, ciccione? Chiedo scusa. Perché non te ne vai vicino al fuoco con gli altri bambini? Billy Felci cerca di riposare. Non mi piacciono gli hobbit. Sparite! Salve! Nali, al vostro servizio. Piacere di conoscervi. Il mio nome è Sottocolle. Come vi trovate a Brea, Sottocolle? Mi piace? È una bella città, sebbene non sia la contea o il regno sotto la montagna, suppongo. Conoscete Erebor? Quanto mi manca! Presto vi ritornerò, quando avrò terminato il lavoro qui a Ovest. Sarà bello tornare fra i miei simili. Buona fortuna, Nali. A voi, simpatico Sottocolle. Che la vostra contea resti sempre bella e lussureggiante. Questo posto continua a non piacermi. Ce ne andremo presto, Sam. Non preoccuparti. È proprio questo che mi preoccupa, padron Frodo, se capite cosa intendo. Ce ne andremo definitivamente. Saremmo dovuti venire qui molto tempo fa. Il cibo è buono e le bevande sono squisite. Non ti abituare, le cose potrebbero cambiare. Me ne preoccuperò a tempo debito. Fino ad allora riposerò i miei stanchi piedi e mi godrò l'ospitalità locale. Buonasera. Piacere di conoscervi. Mi chiamo Sottocolle. È la prima volta che frequentate una locanda, signor Sottocolle? No, piuttosto è la prima volta che frequento questa locanda. Ah, capisco. Bene, se avete intenzione di restare qui farete meglio ad andare dal proprietario per registrarvi. Se aspetterete troppo dormirete nelle stalle. Giusto, grazie per il consiglio. Salve, potremmo... Un attimo soltanto, per favore. Nob, dove sei? Ci sono clienti, sbrigati! Allora, buonasera, piccolo signore. Ho Morzo Cactaceo al vostro servizio. In cosa posso esservi utile? Una stanza per quattro, per favore. Avete l'accento della contea. Di questi tempi è raro che gente come voi venga da queste parti. Contea. Cosa mi ha fatto ricordare? Posso chiedere il vostro nome? Signor Sottocolle. Non so più che pesci pigliare con tutti questi viaggiatori stanotte. C'è una tale folla qui che non si vedeva da molti anni. Fortunatamente siete hobbit. Le uniche stanze rimaste sono quelle per voi. Ecco la vostra chiave. Nob!
Nob, infingardo trottapiano, dove sei? Qui, signore, sono qui. Dov'è Bob? Trovalo, mammaluco! Ci sono dei pony da mettere subito nella stalla. Vado subito, signore. Perdonatemi, c'è un gruppo di nani da sistemare e tutti questi stranieri del sud che vengono da Verde Cammino. Sono tempi indaffarati. La festa più bella mai vista. Solo un mago avrebbe potuto creare fuochi d'artificio come quelli. Il vecchio Bilbo iniziò un lungo e noioso discorso, ma aveva un asso nella manica o nella tasca. Signor Sottocolle, io fermerei il vostro amico se fossi in voi. E allora Bilbo disse ai 144 hobbit presenti alla festa: siete davvero un sacco! Si offesero tutti a tal punto che non videro che infilavo una mano in tasca. Fai qualcosa, in fretta. Gente di Brea, grazie per la deliziosa accoglienza. Cantiamo assieme! Fermi, fermi! Adesso arriva il bello! Perfetto. Una canzone. C'è una locanda, allegra locanda, sotto un vecchio colle grigio, ove la birra è così scura che anche l'uomo della luna è sceso un giorno a berne un sorso. Dov'è finito? Stregoneria! Ma... trucchi da prestigiatore. Un trucco niente male. Le vostre azioni sono state peggiori di qualunque parola il vostro amico avrebbe potuto dire. È stato un incidente. Devo parlarvi in un luogo più tranquillo. Ehi, chi siete e cosa volete? Mi chiamo Gran Passo. Se ciò che dirò vi sarà utile, voglio che mi portiate con voi. Non posso accettare senza saperne di più sul vostro conto. Eccellente. Pare stiate ritrovando un po' del vostro buonsenso dopo l'incidente. Vi chiedo perdono, ho bisogno di parlare. Tutti vogliono parlare con noi. Ah, mi è tornato in mente ciò che avevo dimenticato. Cosa? Riguardava un hobbit della contea di nome Baggins, ma chiamato Sottocolle. Chi ve l'ha detto? Gandalf, il mago. Mi aveva chiesto di recapitarvi questa lettera nella contea, ma me ne sono scordato. Credo mi trasformerà in un pezzo di legno. Caro Frodo, cattive notizie. Devi partire per Gran Burrone entro la fine di luglio. Non aspettare il tuo compleanno. Tornerò appena mi sarà possibile e se sarai già partito, ti seguirò. Puoi fidarti del ramingo che si chiama Gran Passo, ma assicurati che si tratti di quello vero. Il suo vero nome è... Sono Aragorn, figlio di Arathorn. Vi aiuterò anche a costo della vita. Pensavo vi avrei convinti senza bisogno di prove, ma il mio aspetto non ispira fiducia. Ti credevo. Almeno volevo farlo. Le spie del nemico hanno bell'aspetto e anima malvagia. Tu invece sei di anima buona. Ma di aspetto malvagio? Fermi! Dov'è Merry? Non è ancora tornato dalla sua passeggiata. Restate qui, lo troverò. Spiacente, signore. Le stalle sono chiuse. Devo pulirle o il padrone mi farà la pelle. Cosa cerchi, manolesta? Niente che ti riguardi, ladro di cavalli. Cosa? Tu chiameresti me ladro di cavalli? L'ho appena fatto. Ora sparisci. Hai ficcato il naso nel posto sbagliato. Ti ho visto parlare ai topi della contea. Vuoi prenderti tutta la taglia su Baggins? Ma non l'avrai. Thank you.
Eccoti, Merry. Chi siete? Mi chiamano Gran Passo. Sono un amico di Gandalf. Molto bene, amico. Cosa facciamo ora? Torniamo alla locanda dei tuoi amici. Diremo a Cartaceo di alloggiarvi nelle mie stanze. E voi? Mi occuperò di depistare i nemici. Prego. Vado a cercare alcuni oggetti che serviranno per costruire dei fantocci a forma di hobbit. Lo vedrai più tardi. Ora sbrigati. Devi venire con me. Ti riporterò al sicuro alla locanda. Lo apprezzo molto. Improvvisamente queste strade sono diventate molto poco amichevoli. Andiamo! Miei. Ora sono anche miei. Ti pentirai della tua insolenza quando i miei amici avranno finito con te. Questi stracci renderanno i fantocci più possibili. Parla, topo di fogna! Parla o ti farò squittire! Non conosco alcun Baggins, lo giuro! Il topastro sta per mettere il suo piede peloso in una trappola. Parole coraggiose per uno schifoso figlio di orchetti di Mordor. Ah, farò squittire anche te, vagabondo! Ah!
devo la vita, signore. Quegli uomini del sud volevano uccidermi. Prova un posto più sicuro. Ne verranno degli altri. Avete ragione, signore. Quelle maledette stalle possono aspettare. Questo fieno servirà a riempire i fornaci. Per le teste degli occhi. Al buio ingannerebbero chiunque. Riesco a malapena a restare sveglio. Cavalieri neri, spero che il suo piano funzioni. Dovreste dormire, tutti quanti. Resterò io di guardia. Partiremo all'alba. Dove andremo? Verso Gran Burrone, ma non per la strada principale. Avrei dovuto immaginarlo. Altre scorciatoie e lunghi ritardi. L'ultima volta che ci abbiamo provato siamo quasi stati divorati da un albero. Le mie scorciatoie non sbagliano mai. La mattina seguente, di buon'ora, condussi i quattro hobbit fuori da Brea, nella radura infestata dai troll. Raggiungemmo la collina che gli elfi chiamano Amon Sul, e per gli uomini è Colle Vento.